poggiare il mento sullo sterno, leggermente piegare le spalle in basso e praticamente fare un po' di gobba, un po' come fanno i gatti quando si arrabbiano, esattamente quello che ha fatto ora. Io pungerò qua, le farò prima un pochino di anestesia locale, per cui quando entrerò con l'aghino da spinale non sentirà nulla, ok? La signora sentirà una piccolissima puntura e l'anestesia locale, stia tranquilla, pizzica un pochettino, abbia pazienza. Brucia un pochino? Quello che vedete ora che introduco è il cosiddetto introduttore, è un ago leggermente più grande che fa da guida a questo che è troppo sottile, non ci permetterebbe di arrivare, di avere la consistenza per forare tutti i tessuti che attraversiamo, che sono cute, sottocute, legamento sovraspinoso, legamento interspinoso, legamento giallo e poi la dura madre che è una meninge. Ecco, ora aspetteremo che esca del liquido cefalorachidiano e saremo sicuri di essere all'interno della dura madre. Non so se la telecamera ce la fa di inquadrare proprio la goccia che esce. Eccola. Posso avere una piccola medicazione? L'iniezione ha una velocità che ormai nelle mani di anestesisti esperti ha una certa, non deve essere né troppo veloce né troppo lenta. Come vedete la tecnica è super semplice. Piccola medicazione. E dopo quanto tempo fa effetto? Dipende dalla dose dell'anestetico che si usa e dalla posizione in cui la mettiamo, ma all'incirca 5 minuti e abbiamo già la possibilità di poter incidere. A me interessa che l'anestesia salga come livello e quindi do un'inclinazione alla paziente in maniera che faccio salire l'anestetico. Perché l'innervazione uterina embriologicamente nasce da molto più in alto da dove si trova l'utero anatomicamente, per cui ci serve che l'anestesia copra dei metameri più alti. Naturalmente vanno monitorizzati sempre tutti i parametri vitali, quindi pressione, saturimetria e frequenza cardiaca, in maniera da avere sempre sotto controllo che non ci siano complicanze legate all'ipotensione o ad altre cause.